Il Bari, nel posticipo domenicale di ieri, ha battuto l'Ostico Livorno davanti ad oltre 25.000 spettatori al San Nicola, consolidando il secondo posto in classifica in coabitazione col sorprendente Crotone. La prima azione è degli ospiti. Al settimo Schiavone batte un calcio d'angolo dalla destra, la palla rimbalza al centro dell'area e arriva fra i piedi del difensore Vergara, che in corsa spara alto. La partita è equilibrata, il primo tiro in porta dei biancorossi arriva al 17° con uno spunto personale di De Luca, che dal limite dell'area prova la conclusione di destro, ma la sfera termina a lato. I ritmi sono alti, le azioni si alternano. Al 20° è vantaggiato ad impegnare Guarna con un bolide dai 30 metri che il portiere non trattiene, deviando in corner. Poi tocca al Bari, è Valiani ad inventare per De Luca, che tira di controbalzo ma trova la strepitosa risposta di Pinsoglio. Prendono coraggio i ragazzi di mister Nicola, Valiani si dimostra una spina nel fianco del Livorno e, lanciato da Rosina sulla destra, lascia partire un traversone che si stampa sulla traversa. Non passa neanche un minuto che Rosina, sempre dalla destra, serve Maniero, che elude il fuorigioco e di testa manda sul palo esterno. Si chiude il primo tempo a reti inviolate, ma con un buon Bari. Nella ripresa i Galletti accelerano, chiudendo il Livorno nella propria metà campo. De Luca, sempre protagonista, prima al sesto con un tiro da fuori area potente che finisce fra le braccia di Pinsoglio, poi al 15° dopo un'azione insistita dei biancorossi è la Zanzara ad andare al tiro, ma è il palo a graziare gli ospiti. C'è solo una squadra in campo. Sabelli sfrutta gli spazi sulla sua fascia per andare al cross dalla tre quarti. Maniero ne approfitta per incornare, ma la palla finisce alta. L'attaccante mette in seria difficoltà la retroguardia livornese, tanto da costringere Vergara al fallo e a beccarsi la seconda ammonizione, che si trasforma in cartellino rosso. Nicola capisce che la squadra ha bisogno di una mano in più in attacco e fa entrare Boateng per Porcari. Al 31° è Rada a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa troppo centrale che il portiere respinge facilmente, ma proprio nel momento migliore del Bari, Gençoğlu si fa espellere per doppia ammonizione con un fallo a centrocampo. Nonostante tutto sono sempre i biancorossi a gestire la partita, manca solo il gol, che arriva al 43° con Maniero, servito da Valiani al centro dell'area. Spalle alla porta si gira e incrocia il destro per la rete dell'1-0, il terzo nelle ultime tre gare, che fa esplodere di gioia il San Nicola, fissando il risultato finale.